Appuntamento. Gossip. Ed eccoci qui per un nuovo appuntamento con il gossip a cura del nostro Federico Mancini. Allora, Fedeman, cosa bolle in pentola nell'appuntamento gossip? Allora, per quanto riguarda il gossip, noi parliamo di praticamente Mara Venier. Mara Venier, che come tutti ben sanno è opinionista del reality di Canale 5, l'Isola dei Famosi. Sì. E sta dicendo di la stessa Mara che è risorta a nuova vita, in quanto dopo aver smesso di presentare Domenica In, d'altronde uno scambetto della sua ex amica Paola Perego, ecco, adesso si ritrova a essere opinionista in quello che è un programma per lei sempre vero, in quanto è se stessa nelle sue gaffe e nella sua veridicità, quale sa essere lei. Certo. D'altronde l'Isola dei Famosi vede tra i protagonisti anche Simona Ventura, che non è altro che la figlia del marito di Mara Venier, quindi ecco, praticamente non è altro che la nuora. Un giro abbastanza importante. E quindi in un'Isola dei Famosi che praticamente è abbastanza strana, perché come dice la stessa Mara Maionchi, discografico delle major, sì, conduceva anche X-Factor, praticamente Simona è la vera regina anche in ciabatte, è sempre lei, quindi diciamo è un'Isola dei Famosi un po' strana, perché ci sono tra virgolette dei ragazzini, cioè delle persone che si devono ancora ben fare. Per quanto riguarda sempre notizie gossip, abbiamo Stefania Sandrelli che spinge e caldeggia il fidanzamento di Gabriel Garco con... che tutti ricordiamo in prestazioni meravigliose in Sanremo. No, veramente si è dimostrato un signore, perché comunque troppo, c'era un'aria di personaggio da fotoromanzo, personaggio costruito, carta velina, carta straccia, esatto. Invece ha dimostrato e carta bianca, di... però quella era di Totò. Andiamo avanti, quella ci si può riscaldare, che non se lo come ricordo, Stefania Sandrelli che tra i protagonisti, scusate il gergale, dopo pastiera che mi ha azzeccato la fame tutto. Viene e con Garco e tra i protagonisti di Non è stato mio figlio, e racconta la fiction, e in questa fiction praticamente vedi i protagonisti Gabriel Garco con una collega del Vasco di cui si è innamorata. Gabriel Garco ha 43 anni e questa fidanzata appena 21, quindi noi consigliamo di fidanzarsi sempre a 20 anni di differenza, ecco, per avere sempre riscontro, per andare sul sicuro. Ricordiamo che la Stefania Sandrelli ha avuto un figlio, anzi una figlia, l'attrice Amanda, da Gino Paoli. Gino Paoli è stato conosciuta nel locale, storico locale di Regino La Bussola. Raffaele, dobbiamo andarci qualche assolutamente volta, sì, in uno di questi sabato, perché Parola Libertà, dopo mando un'email, invitateci. Parola Libertà, abbiamo parecchi passi, ce li dobbiamo ancora scontare. Decisamente. Adesso la Stefania Sandrelli è sposata, cioè ha un compagno da oltre 30 anni, Giovanni Soldati, che è figlio del famoso scrittore. Per quanto riguarda un altro ultimo argomento, parliamo della figlia di Casiraghi e della regina Carolina di Monaco. Praticamente abbiamo, non so se tu sai, che la figlia Carolina era sposata a un attore francese e si è divorziata da questi, ha avuto un bimbo e praticamente adesso si è separata e vive una storia d'amore con un attore, ma di discendenze reali, e praticamente questo attore ha il nome di Lamberto Sanfelice, che tutti ricordiamo nelle vesti di rimane anonimo veneziano, per così dire. Si scherza, e chiaramente anche la Charlotte Casiraghi ha 29 anni, invece il compagno 40, quindi invitiamo a fidanzarsi, a sposarsi a 40, a 10 anni. Le tue volontà, prima dicevo 20 anni, vabbè, diciamo da 20 anni si può ragionare, ma i coetanei, se no si scioglie. Comunque la bellezza intatta di Charlotte Casiraghi è qualcosa di stupendo, invito sempre a prenotarsi per il fidanzato. La chiedo scusa, no, volevo solo dire che in ambiente monegasco
ci sono sempre questi filarini che, insomma, che sono già insomma sono cosa, diciamo, argomento di quotidiano per quanto riguarda le riviste locali. Ricordiamo che la bella Charlotte ha avuto già dall'attore francese Gad Elmaleh, ha avuto un figlio che oggi ha 2 anni, Raphael. Oggi si trova fidanzata ad questo regista romano, quindi queste storie sintetizzano che non c'è più una, anzi si va d'accordo con una differenza di età di minimo. Non c'è più religione. Non c'è più religione, quindi noi tutti vorremmo. Tu c'hai una fidanzata di 20 anni inferiore a te? Me la procurerò sicuramente. Benissimo, noi facciamo una lista su questo. Dopo glielo chiediamo anche a Luca. C'hai questa differenza? C'hai una fidanzata a portata di mano? A portata di mano tra le due. Che detto così sembra brutto, ecco, a portata di mano. Volete un escort o una ragazza normale? Ah, ma che vogliamo fare? Che l'escort è normale. Rispettiamo le sue volontà. Chiaramente, però ognuno ha i suoi vizi. Noi non paghiamo, poi se lui paga. Lui è... sono fantissimo. Comunque, per le conoscenze. La rubrica gossip e tutto qui, ci sarebbero altre notizie che le rimandiamo alla prossima settimana. Certamente, con una rubrica sempre nuova, mirata ed entusiasmante e mirata, come hai detto in questo momento. Volevo lanciare, agganciandomi, l'ultima notizia del gossip, ma non è altro che una notizia storica. Oggi si festeggiano i 70 anni dalla nascita della Vespa, che non tutti sanno. Quindi la Vespa oggi veniva messa in circolazione da Gregory Peck, dalla famosa fontana ai giorni nostri. È sempre un mito, è un'espressione di eleganza. Questa è una chicca. Ripeto, la vecchia Vespa, la nuova lasciamo decidere agli altri. E posteri l'ardua sentenza.